Allora, anche se lui mi dà fastidio, in questo caso il presidente del Galle ci deve stare, l'assessore naturalmente, si parla di turismo, si parla di gemellaggio con una delegazione francese per portare il nostro turismo, comunque il nostro turismo rurale, anche fuori da questo circondario, di questo territorio, insomma la presenza tua è fondamentale, certifica insomma l'interesse a iniziative di questo tipo. Io sono molto contenta di essere qui e sicuramente la mia presenza è più per supportare anche il lavoro dei piccoli territori che hanno fatto per finora la fatica da soli di fare questo progetto, di portare avanti queste relazioni. La concretezza c'è oggi, questa delegazione della zona della Bretagna, che ancora non è un mercato chiaramente sviluppato per la Sicilia, è un buon inizio secondo me per andare anche a prendere quelle zone della Francia che ancora non arrivano. Ovviamente il tema è sempre quello di creare un collegamento che sia molto utile al territorio palermitano, sicuramente ci lavoreremo anche con la determinazione del sindaco. Sindaco, allora io dico certifica il lavoro quando l'istituzione massima del turismo, in questo caso la Stancheris, è con noi, significa insomma che c'è interesse ma c'è anche voglia di fare economia, perché quello che manca in questo momento in tutta Italia e specie nella nostra regione è quella di creare una sana economia, specie nell'ambito del turismo. Io ringrazio la presenza del governo, in questo caso assessore proprio a Rama al turismo, per iniziare questo nuovo percorso come ho detto all'introduzione. Oggi per il nostro territorio fino ad oggi abbiamo fatto rapporti di gemellaggio, ma da oggi grazie al GAL iniziamo un nuovo percorso, intraprendere rapporti commerciali e turistici con un territorio bellissimo che va da 3 anni che lo frequento, con gente bella, gente che ama la Sicilia, gente che è interessata seriamente a venire in Sicilia. Ma ci sono anche distretti turistici insomma, che sono diciamo, quasi alle porte, cioè stanno per arrivare, dovrebbero essere attivi e dovrebbero produrre molta economia. È così. Siamo riusciti a partorire almeno una graduatoria chiara, dei finanziamenti chiari per i distretti ammessi. Ovviamente la decisione presa è stata anche un po' forte, perché ho dato insomma, il finanziamento a chi davvero rispondeva a quelle esigenze che abbiamo sui territori. Sicuramente il distretto è un organismo che deve crescere e deve continuare a esserci, perché la nuova programmazione ovviamente l'ho inserito anche come organo con cui poter lavorare a livello territoriale. Qual è il prossimo step sempre per i distretti? Sicuramente un nuovo bando con le nuove risorse della nuova programmazione. Già ci state lavorando? Assolutamente sì, e io spero che i progetti vadano più nella direzione di sviluppo del territorio, quindi l'aiuto, lo sviluppo di competenze, lo sviluppo di diciamo il coinvolgimento di nuove risorse umane, perché c'è davvero di sviluppo e occupazione. Chiediamo subito al vicepresidente quanto ritiene importante iniziative di questo tipo. Come ho detto prima, siamo due realtà completamente diverse, ma che possiamo avere tanto in comune, quindi bisogna mettere insieme le nostre forze e raggiungere insieme degli obiettivi a livello turistico, culturale, agricolo, e questo soprattutto sfruttando le relazioni umane. Quanta crisi stanno vivendo loro in questo momento così di congiuntura mondiale? Noi abbiamo vissuto la crisi come tantissimi altri paesi. Ci si chiude in se stessi, ci si impoverisce, mentre se ci si apre verso il mondo riusciamo ad andare avanti, ad arricchirci. E quindi questo è il punto di forza di questi progetti. Per questo dobbiamo lavorare su questo. Ancora una volta il GAL è protagonista di questa iniziativa, perché insomma, unisce due mondi di culture molto simili ma diversi allo stesso tempo per portare una sana economia in Sicilia ma anche all'estero. Noi abbiamo iniziato per caso questo gemellaggio con alcuni comuni dell'area di Brest. Adesso che i rapporti amicali e di fratellanza sono consolidati, ci stiamo buttando in questa avventura, nel senso che siamo convinti o siamo consapevoli del fatto che se cresce l'attività imprenditoriale sicuramente noi come consorzio, come agenzia di sviluppo locale abbiamo fatto il nostro dovere. Noi sicuramente dobbiamo erogare risorse, sicuramente dobbiamo sostenere i rapporti personali, però se riusciamo a intensificare questi rapporti tipo commerciale, sicuramente abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi, che è quello appunto del GAL Metropoli Est. Noi ci auguriamo che da oggi, con questo protocollo che firmeremo sopra, dove le due camere di commercio, quindi le due istituzioni che racchiudono l'attività
attività imprenditoriali della nostra regione, di quella dell'area di Brest, sicuramente porteranno, anzi devono portare, questo l'auspicio, devono portare diciamo, maggiori interessi economici tra i nostri produttori, e questo è lo scopo. Come ha trovato la Sicilia dal punto di vista, diciamo, estetico, ma anche dal punto di vista dell'accoglienza? La Bretagna è magnifica, ma la Sicilia lo è ancora di più. Il modo proprio di accogliere le persone, una volta che ci si incontra si diventa dei veri e propri amici, e quindi forza, mettiamoci al lavoro per raggiungere i nostri obiettivi insieme, in amicizia. Tu, Antonio Rini, partecipi anche a questo evento in quanto Venti Baci, cioè quindi l'unione dei comuni all'interno non del GAL ma del progetto di gemellaggio. Venti Baci è un'associazione che è l'acronimo di Ventimiglia, Baucina e Ciminna, e partecipiamo perché già da tempo è iniziato un percorso che mira alla riscoperta e alla valorizzazione del territorio, ma soprattutto in un'ottica di prospettiva non soltanto per il territorio nazionale, ma anche per andando oltre non soltanto lo stretto ma oltre le Alpi a questo punto, perché abbiamo fatto questo gemellaggio con i francesi. Oggi si concretizza una giornata e un percorso che è già iniziato tanto tempo fa, ma che anche questo è un nuovo inizio per continuare ovviamente a non soltanto interscambi culturali ma anche imprenditoriali e commerciali. Possiamo dire un gemellaggio che possa portare soldi in Sicilia? Diciamo che noi tutti pensiamo sempre come i soldi, però io sono convinto che le buone idee, i buoni valori, i buoni principi automaticamente generano politiche virtuose. Quindi i soldi assolutamente sì, sono d'accordo con te Francesco, ma come conseguenza di uno scambio culturale. Possiamo mettere il mi piace stavolta? Sì, ma lui, io sono un fan di Francesco perché le cose che dice sono crude ma vere. Fanno male, però purtroppo è il cuore che parla. La verità fa male, si sa. Anche io metto il mi piace sulle cose di Antonio, perché pur essendo un giovane politico e devo dire non inquinato, perché purtroppo la politica si inquina facilmente, c'è ormai il virus dell'ebola della mala politica. Io dico sempre la verità è dirompente, perché prima o poi la verità viene sempre a galla, quindi tanto meglio dirla prima. Ci sarà una proposta che va oltre l'economia, ma si parla appunto di far sposare qui chi? Il progetto è semplice. Mio figlio si chiama Ciminna, come io, Antonio, che siamo all'inizio di questo gemellaggio, perché ho incontrato Edoardo Palatino la prima volta a Ciminna e anche Giuseppe Guttilla, che abbiamo messo a posto questo gemellaggio, e dopo sono venuti altri gemellaggi. E la novità sarà che parliamo di matrimonio tra gemellaggi, e noi vogliamo fare un vero matrimonio con persone umane, ma dobbiamo fare sposare un siciliano con un allora sono due d'origine siciliana come a me, mio figlio Raffaele con una bretonne, si vogliono sposare nella matrice a Ciminna dal mese di luglio 2015, e questa era la novità. Con Antonio Ciminna ci siamo incontrati davanti alla cattedrale di Ciminna, che è la cattedrale dove è stato girato il Gattopardo. Nino si chiama Ciminna e cercava le origini dei suoi antenati, e ce n'è uno seppellito, Don Antonio Maselli Ciminna, nella cattedrale di Ciminna. E lui arriva davanti alla chiesa e mi dice: "Je m'appelle Ciminna", ma io memorizzo solo Ciminna. Dico: "Sì, si chiama Ciminna". Lui ripete: "Je m'appelle Ciminna". Dico: "Sì, ti chiami Ciminna". Allora c'è qualche cosa che è molto di più di una semplice visita, e chiamo Peppe Guttilla. Il Peppe Guttilla, che parla francese, con Peppe si innesca, diciamo, tutto quello che deve essere innescato per far sì che ci facciamo conoscere e ci capiamo. E praticamente siamo arrivati al punto che, grazie all'amministrazione, che c'era Totò Mannina e il sindaco Giuseppe Leone, siamo andati a trovare a loro in Bretagna per scrutare un pochettino, diciamo, il sentiero, se si poteva fare questo gemellaggio, anche perché loro avevano avuto un qualche cosa a che fare con Cefalù, non riuscito. Praticamente ho finito da questo piccolo incontro, ma noi la cosa più bella è che con Guttilla e il signor Pirani l'avevamo sempre davanti agli occhi. Questo gemellaggio deve portare a questi scambi commerciali, turistici, amici, e così è stato. Per noi, diciamo, oggi è un traguardo raggiunto.